siamo Audi Ancona e siamo al 35esimo concerto del Boss. Ma oggi siamo arrivati alle 2:30. Devo dire che non abbiamo trovato grande accalcamento, direi un'organizzazione perfetta, puntuale. La Vieste sul Gargano. Bellissima, un incanto la piazza, veramente un gioiello. Questo deve essere fatto vedere di Napoli e del napoletano. Siamo arrivati di questa notte ed è meglio di come ce la fanno vedere. Si impegnano tanto a degradare il sud, sono bravi, complimenti. Bergamo. Napoli è la prima volta che vengo, però non sono ancora riuscito a vederla, spero domani. Il popolo che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 cominciò a seguire le orme che hanno portato fino ad oggi Bruce Springsteen a rappresentare il rock dell'uomo della strada e della ribellione. Quel popolo era a Napoli stasera, in piazza del Plebiscito, per un concerto in cui il Boss, come sempre, ha dato l'anima ed ha concesso il giusto spazio al passato sempre richiestissimo, con Rosalita, Spirit in the Night, The Promised Land, Badlands e molte altre. Per 3 ore di musica in cui ha trovato spazio anche una versione particolarmente struggente di Thunder Road che ha chiuso il concerto ed un omaggio alla città delle sue origini, di Frequenze, con Hometown. Ha riempito gli alberghi e anche di un pubblico prezzato. Credo che almeno la metà degli spettatori vengano da fuori, molto fuori. Beh, sai, intanto è la sua prima volta a Napoli e quindi era una festa, e credo che Napoli si sia presentata con la sua migliore veste, che è quella del calore, quella dell'affetto, quella della simpatia.